Benvenuti a questo terzo incontro del 2009. È un incontro particolarmente importante perché celebriamo molte cose. Avoca ha voluto essere molto presente nell'occasione dei 200 anni dalla nascita di Darwin. Darwin nasce nel 1809 e siamo nel 2009. Abbiamo celebrato già Darwin a maggio pubblicando un libro che vi consiglierei di leggere, è il terzo libro della nostra serie International Lectures on Nature and Human Ecology, scritto da George Levine, che analizza degli aspetti molto particolari di Darwin, cioè il suo incantamento per la natura. Darwin non ha mai detto di essere ateo, ha detto di essere agnostico e la sua vita era illuminata dall'incantamento che lui provava nel guardare questa splendida natura. Abbiamo una coppia molto particolare, Sir Patrick Bateson e Lady Dulcia Bateson, che sono i nostri due relatori. È la prima volta che nei tre anni dell'International Lecture abbiamo due relatori e questo è stato molto intenzionale perché abbiamo voluto ricordare che noi siamo gli unici ad averlo fatto o a farlo in questo momento, sia Charles Darwin che Emma Darwin, per cui Sir Patrick Bateson parlerà di Darwin, è stato il presidente della Darwin Conference a Cambridge, appunto in occasione dei 200 anni, un'occasione molto particolare perché erano anche gli 800 anni dell'Università di Cambridge dove Darwin ha studiato, per cui è stata veramente una grande straordinaria festa con mille persone venute da tutto il mondo, una regia perfetta del professor Bateson. Dulcia Bateson è una studiosa della famiglia Bateson, lei ha curato un libro sulle ricette di Emma Darwin che ha detto prima nelle interviste è stata la struttura, l'infrastruttura della famiglia Darwin. Senza Emma Darwin non ci sarebbe stato Charles Darwin. Io non ho null'altro da dirvi se non che penso sarà un interessante pomeriggio per voi. Una cosa ma ancora più interessante è che è stato visto che ci sono delle discontinuità nell'evoluzione, discontinuità che sono contro all'idea appunto di un processo graduale per selezione naturale. Quindi una persona che è andata contro questa idea è stato William Bateson, un mio antenato, il quale ha fondato l'idea della genetica quando appunto all'inizio del XX secolo si sono imposte le idee di Mendelssohn. Infatti lui ha 10 anni prima che lui appunto coniasse questo termine della genetica, lui scrisse un libro, Materiali per lo studio della variazione, trattato con particolare attenzione alle discontinuità nell'origine della specie. Si è trattato il termine origine della specie, ovviamente fa riferimento a Darwin ed è stata molto in qualche modo criticata dai sostenitori di Darwin. Molti infatti sostenevano che questo titolo non fosse corretto. Ci ha dato pensare che in effetti ci sono delle discontinuità. Lui infatti nel suo libro produceva una serie di esempi, per esempio un unicorno, questo è un altro esempio, quello di una tartaruga d'acqua dolce a due teste, un altro è quello per esempio di un piede umano con troppe dita, molti di più di 5, o per esempio questa mano umana, un po' strana, un po' particolare, questo appunto semplicemente per andare a vedere le tante variazioni. Le sue idee sono diventate col tempo universalmente accettate, molto accettate, c'è un buon libro di Koch e Forsgaard, Treasure Your Exception, quindi far tesoro delle proprie eccezioni. L'idea è che se c'è un qualcosa che è diverso da un qualcos'altro bisogna farne tesoro, bisogna valorizzarlo perché rappresenta un qualcosa da appunto sostenere, di cui far tesoro. Per esempio, se pensiamo a come tutto ciò potrebbe funzionare, qui ci sono alcune idee. Pensate a delle popolazioni che si separano e magari si posizionano in due momenti diversi, poi iniziano ad accumulare dei geni diversi
perché ovviamente questi geni vanno a beneficiare queste popolazioni, quindi in una popolazione magari si accumulano i geni rossi e nell'altra popolazione si accumulano i geni verdi, che sono benefici per quella popolazione. Poi quando le popolazioni si riuniscono, i geni, ciò che succede con i geni è che i geni A e B possono anch'essi combinarsi per produrre un nuovo risultato, un nuovo fenotipo. E se questo è benefico, allora molto rapidamente si avrà un nuovo tipo. Questa è un'idea. Si vede che ci sono appunto dei cambiamenti improvvisi nell'evoluzione. Grazie per essere venuti ad ascoltarmi. Credo che dovrò iniziare scusandomi. Riuscite ad ascoltarmi ora? Io non sono uno scienziato che si occupa di Darwin, assolutamente, quindi dovrò iniziare scusandomi di questo. L'unica qualifica che ho probabilmente è il fatto che ho sicuramente cucinato molti di più di tanti studiosi di Darwin, questo sì. Dunque la storia inizia nei due anni da quando Darwin era ritornato dal suo viaggio a Beagle. Questo è il giovane Darwin, più o meno all'età di quando si è sposato. All'epoca lui aveva lavorato sulla sua raccolta di campioni, aveva pubblicato diversi scritti e aveva aperto il primo dei suoi scritti sulla trasmutazione delle specie. Nel 1839 venne eletto membro della Royal Society, che va a indicare il fatto che in realtà stava acquisendo sempre più importanza nell'ambito della comunità scientifica, sebbene non aveva ancora 30 anni. Ma Emma Darwin, chi era Emma Darwin? La moglie di Charles Darwin. Emma Darwin, il suo nome da ragazza era Emma Wedgwood, nacque nel 1808, era la figlia più giovane di Josiah Wedgwood II, la figlia più giovane di 8 figli di Joshua Wedgwood e di sua moglie Elizabeth. E suo nonno era il grande vasaio, Josiah I. Allora, tornando ad Emma, storicamente Emma viene vista come una figura abbastanza carina, come potete vedere, una figura forse non di rilievo, anche oggi viene definita come la cugina un po' titubante, timida di Charles Darwin, ma dalle lettere che lei scrive ne emerge il quadro di una persona intelligente, vivace e sensibile. Infatti parlava francese, tedesco, italiano. Sua zia Jessie era sposata ad uno storico italiano, Jean-Charles Simon de Sismondi. Darwin scrisse una lettera a Emma, in quel momento era via, in viaggio, e scrisse a lei: pensa a questo, mia amatissima moglie. Mi piacerebbe che tu fossi consapevole di quanto tu mi sei cara e che benedizione inesprimibile sia mai stata per me il fatto di avere te, una persona sulla quale io di cui mi sono sempre potuta fidare, la persona che mi dà conforto, comprensione e i consigli migliori. Che Dio ti benedica, mia cara, sei stata eccezionale per me.